Buongiorno da Alcamo Mondo Blog, è Massimo Provenza che vi parla dalla zona Aleccia, da Alcamo Marina. E raggiungiamo quindi la spiaggia, notiamo purtroppo l'ormai consueto problema della presenza di molti rifiuti. Nonostante ciò la spiaggia è frequentatissima in questa domenica di sole splendente. Questa spiaggia possiamo anche trovare ancora una volta questi magnifici esemplari che sono i bagnini a quattro zampe. Eccoli qua, questi amici della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Buongiorno a Serenella Loreti, ci ritroviamo quindi ogni anno, ormai è una consuetudine qui in questo arenile della zona Leccia di Alcamo Marina trovare questi angeli custodi del mare. Buongiorno. Siamo felicemente qui con molto orgoglio per il terzo anno, le persone qui ci hanno accolto, ci aspettano. Mi piace ricordarvi subito che siamo cresciuti anche per quello che riguarda la sicurezza. Quest'anno abbiamo anche una postazione fornita di defibrillatore e i ragazzi sono tutti, operatori per l'utilizzo del defibrillatore, quindi è importante anche avere questa sicurezza in più per questo tratto di spiaggia che ci viene affidato con fiducia per il terzo anno. Siamo molto orgogliosi di questo. In aggiunta al servizio di sorveglianza e salvataggio che viene svolto anche quest'anno dalla Società Italiana di Salvamento, con la SIX, noi di salvamento. Diverse postazioni, e voi siete la SIX che qui avete questa appunto postazione, ci vuole presentare questi simpatici esemplari, grazie, eccoli qua. Che hanno forse notato un pericolo? Il canottino che si è il galleggiante che si capovolge, i bambini quando vedono bambini andare sotto vanno subito in allarme, sono preparati a questa cosa, quindi quello che si vede subito un po' di agitazione, ecco, sono pronti ad intervenire. Vedi come si è tranquillizzato il galleggiante con i bambini, si sono tranquillizzati anche loro, quindi il momento di pericolo lo individuano immediatamente. Allora, ce lo vuole presentare? Grazie. Certo. Vi presento con molto piacere il nostro veterano ormai di questa postazione, che è Andrea con Nerone. Ciao a tutti. Andrea con Nerone. Un saluto anche a Nerone, molto attento, vediamo. E abbiamo poi la Tiziana con Harry. Ecco qui, facciamo vedere anche Harry. Che non si distrae, vediamo che osserva attentamente in questa giornata di grande presenza di bagnanti. C'è Tonella con Argo e il cigno diventa sempre più agitato, vedi quando i bambini si girano, sono pronti a... Oggi la situazione è super affollata, quindi lo vediamo. Stanno in attenzione, molto in attenzione. Voi siete qui quindi ogni fine settimana? Siamo ogni fine settimana, compreso la giornata del Ferragosto, luglio-agosto, quindi sabato e domenica saremo qui su questo tratto di spiaggia. Bene, finora tutto tranquillo? Finora tutto tranquillo, abbiamo iniziato bene, speriamo di andare avanti così, assicurando la sicurezza con un mare tranquillo per dare sicurezza ai bagnanti. Quello che mi piace proprio ricordare è che per il terzo anno sappiamo che le persone vengono perché siamo in questa postazione. Bene, un sentito grazie a Serenella
Coriti della scuola italiana cani salvataggio, e voi siete la sezione del Tirreno meridionale, centro sud, e sicuramente ci sono non soltanto questi esemplari, anche altri che si alternano. Sì, si alterneranno ben 15 unità cinofile quest'anno, siamo aumentati in numero, quindi la rotazione sarà maggiore e ci alterneremo 3 o 4 persone a seconda delle disponibilità, visto che siamo volontari, quindi più ne abbiamo più veniamo, però il nostro accordo e le nostre capacità sono 3 o 4 unità cinofile ogni fine settimana.